بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن باب هو أكبر الأبواب في هذه الأيام لدعوة الناس إلى الشرك بالله، بل الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم. Parliamo ora dell'argomento che rappresenta uno degli argomenti di questi tempi in cui si richiama la gente al shirk, e non solo al shirk, ma bensì al shirk maggiore che fa uscire dall'Islam. Ma hiya sihr al-bawwa. Qual è questo argomento, questo portale? Na'am. Al-sihr. Na'am. La magia. أولا الساحر يكفر كفر أكبر مخرج من الملة، لا شك في كفر. نعم. نجد سندوبيو إن ماغو إن كافر إن كفر مجورة كفاوشيرة الإسلام. نعم. كل من رضي بالسحر كيوكو سيكون بياشة المجيرة أو صدق السحر أو كليد من المجيرة على رب السحر. Questo è uguale al mago. Come riconoscere il mago? Abbiamo preso le condizioni. Abbiamo preso prima le tre condizioni che rendono la rocchia sharia. E queste tre condizioni sono quelle che definiscono essere. Quindi se nel caso venissero a mancare, la rubia diventa sharia e diventa cerchina. Parla con dice parole non comprensibili. E che nemmeno si sentono. ليست من أسمائنا بل هي أسماء الشياطين، يعني ماذا الشياطين أنه يعبد الشيطان أصلا. منسيون نومي كي ننسون نومي دي الله منسي نومي دي ديابا ويجعلك تتعلق به إيه فصيح كتو تليني أبسني نومي قلنا من شروط النومي أنك اعتقد أن الراقي سبب لا الساحر يريد أن تتعلق به. Come tra le condizioni che abbiamo ricordato che si consideri la rubia causa, mentre il mago vuole che tu ti leghi a lui e non a considerare la causa. Ma qual è il mago? علاج عندي لن تجد علاج الأرض يعالج. Ti dice ascolta, la cura la trovi solo presso di me, non troverai nessuno che può curarti se non io. E dopo, e fra tre ore, dopo tre ore, da adesso io non sono più responsabile di te. Yablu, min alamati al-sahr, yablu ashya ya'rif 'anha al-marid. Chiede delle cose che il malato non può dare, non può presentare. قد لا يطلب ماء مباشرة لكن يلف حتى يأخذ الماء. Non chiede denaro. نعم. Non chiede denaro in modo diretto, però potrebbe raggirarlo per ottenere il denaro in secondo momento. Inizia a dirgli la tua malattia è molto grave, hai una magia, non so dire. E per sciogliere questa magia hai bisogno di una scimmia orfana. هذا يقول انا من اين اعتب قلبي؟ انا لا استطيع اعتب قلبي، كيف اعتب قلبي يتيم؟ E questo gli dice, ma io non posso, non ho possibilità di portare nemmeno una scimmia, come faccio a sapere se la scimmia è orfana? قال طيب ائتني بما اعمى. Vedi, allora portami un topo cieco. هذا اصعب من الاول. Questo è più difficile del primo. يقول سهل عندي من ياتي بهذا القرد او الفأر من ادراك bene, tu non riesci, io so chi può portarmi la scimmia o il topo dalla giungla africana e però c'è bisogno di 5.000 euro. Ordina al malato di compiere opere illecite. Gli dice non pregare. Quando mangi non dire bismillah. Non lavarti, non pulirti dall'orina.
انا اريد الله يعافيه واصلح هذه الاشياء. قال نعم انت ملك معذور. فمن يجي يقول لي voglio che lo sanno da Allah di Bolisca e dice no tu sei malato e quindi hai delle giustificazioni per scusare. Alla bontà di Dio e ora tu sanno. Gli dice indispensabile che tu sgozzi un gallo senza dire bismillah. Li mai? Per quale motivo? La tua riscelta fa per sgozzare per il diavolo. La riscelta la tua per dire. Perché i diavoli non amano i galli. هناك شيء لديه يسمى بالصف والعطف، يعني يجعل هو يدعي هذا، يجعل الرجل يحب امرأة أو ينصرف عنها. نعم. المال ها si basa nella sua magia su due cose: o l'avvicinare o l'allontanare. Ad esempio, avvicinare un uomo a una donna oppure allontanare un uomo da una donna. العقد مع النوم من علامات الساعة. Segni del mago, fare i nomi e soffiarci sopra. Chiede il nome della madre. Appena lo chiami, ti chiede subito: qual è il nome di tua madre? Questo è il mago. Tra i segni del mago, l'osservazione delle stelle. Scrive delle lettere in modo singolare, ad esempio scrive quello che Allah ha fatto, poi scrive sì, un essere. O fa delle tabelle, o fa delle tabelle con scritte dentro delle lettere o dei numeri e fa delle stelle. Legge il palmo della mano, la lettura della tazzina del caffè. Questi sono segni per capire che contraddistinguere il mago. Fil qadim kan etyan al-sahr amr sa'b, sa'b jiddan tajid sa'b, sahih? Sa'b. Una volta era molto difficile trovare un mago. Al-an etyan al-sahr min ashal ma yakun. Fi thawani tasil al-sahr. Oggigiorno invece trovare un mago è una delle cose più semplici. Va a casa o nell'ufficio del mago. O gli manda un messaggio. In alcuni canali. Vi sono alcuni canali televisivi. Nel momento in cui una persona si mette a guardare questi canali dove ci sono i maghi, è come se fosse andato dal mago direttamente. Ah, vai a fare mocca internet, mocca a sé, che hanno atto di avere stessa. Oppure va e visita il sito di questo mago, è come se fosse andato a casa sua. Però anche il giornale, il magellante che ti ha avuto, il giornale, la lettura dell'oroscopo, solo il fatto di aprire l'oroscopo e andare a leggere ciò che è scritto sotto il proprio segno è come se si fosse andato da mano. Oppure manda un messaggio a uno e gli raccomanda di andare dal mago, è come se fosse andato lui stesso. Alcune donne che Dio mi rinnoia loro. E la donna si lamenta del proprio marito. E ho paura che se ne si sposi la seconda. E la sua amica le dice facile, semplice. Dice, Allah ti faccio una magia che renda tuo marito come se fosse un anello nel tuo dito. Anche la tasmai shay, wala tadabir as-sa'a, wala tatakallam, ana asra' kull shay. Tu non fare niente, non andare dal mago, non fare niente, faccio io tutto per te. Khidma. Solo così per un favore. Lillah? Per Allah? No. Per Iblis? No, per
يوم. فإذا المرأة هذه ما أنكرت كأنها أتت أيضا للسعادة. سيكو ستطلنا لأمونيا non rifiuta e nega questo operato è come se lei stessa fosse andata da noi. Tutto ciò che abbiamo ricordato è come se fosse come se la persona andasse da noi. Non vengono accettate a chi fa qualcosa di questo che abbiamo ricordato la preghiera per 40 giorni. وإذا صدق كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. E se vi crede in questo, allora è infedele riguardo ciò che è sceso sul profeta صلى الله عليه وسلم. هذا قد لا يصدق الآن عندما يسمع كلام من الساحر أو في القناة التلفزيونية أو في المجلة التي فيها أخبار. Subito la persona magari sente ma non crede a quello che ha sentito o legge ad esempio nell'oroscopo o sente nel canale. Subito magari non crede in quello che sente. Perché il radio sente il filmato di Axel La Moscena, ma Akbar, Akbar Bessiahe, 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 Akbar Bessiahe. E invece, cioè, magari all'inizio non gli crede, però potrebbe capitare che il giorno dopo accada qualcosa che il mago ha detto il giorno prima e creda poi in un secondo momento a quello che ha detto e diventa infedele di ciò che è sceso sul profeta sallallahu alaihi wasallam. E anche il sa'e o l'arrah ti parla di cose che accadono perché i maghi e gli oroscopi parlano di cose generali che capitano tutti. Gli dice ti verrà una buona notizia, ti verrà una cattiva notizia, o ti succederà questo, tutte cose che succederanno a tutti. Aslan tarabba sigar ala anna sihr amr jaiz ma'ruf la shakka fi jawazihi. I bimbi sono cresciuti sapendo che la magia è qualcosa di lecito, possibile, che non rappresenta nessun problema. I cartoni animati, ad esempio, sono tutti pieni di magia. Il mago, la fata, lo stregone, eccetera. E viene il bimbo che guarda i cartoni e poi magari va dal padre e dice papà, hai visto il mago che ha fatto questo? E il padre che dice, ma c'è andato davvero? E cresce il bimbo pensando che la magia fosse qualcosa di normale. حتى الأولاد تعلم تعويذات يسموها موجودة حتى في بعض الألعاب موجودة تسمى تعويذ يعني يقول أشياء عندما يخاف من الوالد يقول أشياء عندما يريد أن لا أحد يرى مثلا نعم إنسانة arrivati a sapere più volte anche quelle formule che questi maghi dicono nei cartoni animati e quando gli capita una situazione simile in famiglia ad esempio vogliono nascondersi o vogliono fare qualcosa pronunciano queste formule che hanno imparato a memoria dai cartoni. Noi adesso consideriamo ad esempio che la magia sia avvenuta nonostante che molte delle persone non hanno altro che sussurri. Dice che io sono sotto una gira e che io sono stato colpito da un occhio. E sempre si lamenta con i parenti, con gli amici, io sono uno che ha subito magia, io ho malocchio, io sono malato, eccetera. Se avviene davvero la magia, ma qual è la cura? Qual è la cura? La magia si cura tramite due modi. Un modo lecito o tariq la yumkinu al-jawaz al-qasr.
è un modo che è possibile considerare lecito. الطريق الذي لا يمكن قلب جواز هو حل السحر بالسحر. هذا لا يقول عام الله اعلم. Il modo che non si può, non può essere considerato lecito in nessun modo è sciogliere la magia con magia. E questo non può essere detto da nessuna persona intelligente. لماذا? Per quale motivo? خالف للكتاب. Perché è contraria il Corano. والسنة. La Sunna. وأقوال الصحابة وسلف الأمة والأئمة. E i detti dei compagni, dei miei predecessori, di tutti i sapienti. وفي تضعيف التداوي بالقران. E rende, indebolisce il fatto di curarsi con il Corano. وتقوية للسحر. E rafforza la posizione dei maghi. وهل يوجد عاقل يترك العلاج اليقيني 100% ويرجع إلى علاج مضمون؟ E c'è qualcuno di intelligente che si curi qualcosa, che lascia qualcosa, la cura certa per andare a curarsi con qualcosa di improbabile? ثم هذا الساحر المعالج ماذا يصنع للمريض؟ Poi questo mago che vuole curare, cosa che fa in favore del malato? يصنع له السحر. Gli fa un'altra magia. فالمريض يبقى كان لديه سحر واحد فساعد الساحر سحر على سحر. Il malato prima aveva solo, era solo, subiva solo una magia. Andando dal mago per curarsi della prima magia, ne ha due di magia. Quindi non ha guadagnato nulla. E questo malato, se guardasse pazienza, cosa guadagna? Al paradiso. Il profeta sallallahu alaihi wasallam subì magia. Cosa fece? Rimase sei mesi a leggere su se stesso affinché la sua umma imparasse la pazienza. Quindi non è possibile sciogliere una magia con un'altra magia. Perché questo mago non potrebbe mai farti nulla se non in cambio del tuo avvicinati al diavolo. E se ti avvicini al diavolo, ecco che scioglierà la tua magia. Quindi qual è la cura della magia? La rocchia sharaitica con le tre condizioni che abbiamo ricordato. Le cure lecite come il prendere il miele o farsi il hijab. L'invocazione. E all'infuori di ciò che abbiamo ricordato è proibito e non c'è dubbio sulla sua prevenzione. Wallahu a'lam.